Ciao a tutti, siamo al 9 di febbraio, oggi è una splendida giornata, ci saranno 10 gradi. Vi faccio vedere come faccio il semenzaio per l'orto primaverile o estivo. Quest'anno ho deciso di seminare anche fiori, ne ho già fatte una decina di vaschette di altre qualità. Riempirò l'orto di fiori e poi, come mi hanno consigliato alcuni amici su Instagram e su Facebook, metterò basilico e altre essenze aromatiche. Questo perché vorrei agevolare la presenza delle api, che è importante. L'anno scorso ho avuto qualche problema di allegagione con alcune piante, avevo pochissime api e quest'anno vorrei dar loro motivo di venirmi a trovare, insomma. Adesso vi faccio vedere intanto cosa c'ho. Ho un terriccio di ottima qualità, questo l'ho pagato, sono 70 litri, circa 5,70 euro. Come vi dicevo l'anno scorso, vi consiglio vivamente di usare un terriccio di buona qualità per evitare poi di avere parassiti dentro le vostre semine, che vi mangiano poi la radice di quello che avete seminato e buttate via soldi e tempo. Ho poi preparato dei stecchetti di legna su cui poi scriverò cosa ho seminato, se no ogni anno me ne accorgo soltanto quando ormai c'è il frutto. Poi abbiamo dei semi di pomodori, questi sono quelli in omaggio che ho avuto l'anno scorso da qualcuno su eBay, dei semi di pomodoro da me estratti dalla coltivazione dell'anno scorso, sono pomodori e pomodorini. Pomodorini mi hanno dato una grandissima soddisfazione, andate a vedere il video, io ho raccolto fino a ottobre, piante alte anche 2,5 metri, pieni di pomodorini speciali. Poi abbiamo dei peperoncini, anche questi sono dell'anno scorso. Piante semplici, comprate al vivaio, sono eccezionali perché ne basta uno e si fatica a mangiarlo, quindi si possono fare tante cose. Io li mangio sia secchi così che congelati, si sente meglio il gusto del peperone, o meglio il peperoncino. Poi se abbiamo tempo abbiamo ancora un po' di peperoni, l'anguria ancora un po' presto, melone presto, peperoni, qualche seme che ho comprato su eBay come vi dicevo. Vediamo cosa sono. Quello che ci serve lo usiamo e adesso lo scartiamo. Allora intanto ho cambiato inquadratura e vediamo come viene. Fare video non è il mio mestiere, quindi scusatemi per la qualità, piano piano imparerò. Allora, ho preparato una cassettina con più vaschette. Adesso semplicemente metto la terra. Intanto vi dico una cosa, l'anno scorso cosa facevo? Mettevo la terra, mettevo i semi, coprivo i semi con un velo di terra e poi innaffiavo. Quest'anno sto provando diversamente, ho visto un paio di video di Mauro, gli orti di Mauro, che vi consiglio di vedere, molto bravo, che saluto tra l'altro anche se non mi conosce, che fa diversamente. Lui mette la terra, bagna bene, proprio la inzuppa la terra, poi mette il seme e copre con terra asciutta. Questa tecnica l'ho provata l'altra settimana, anzi l'altro giorno, e vi devo dire, dopo vi faccio vedere nel semenzaio, che già sono spuntate le prime margherite. Quindi grazie Mauro per il consiglio. La terra la troverete in grumi come questo, ecco, semplicemente basta, siccome è asciutta, rompete i grumi, riempite. Rimanete un pelo sotto il livello, io resto un pelo sotto il livello della vaschetta, perché poi ci aggiungerò l'altra terra sopra il seme. Allora, intanto che faccio qui, vi racconto la mia più grande soddisfazione avuta ieri. Una cosa che mi fa estremamente piacere, volevo condividerla con voi. Io qui vicino ho uno dei tanti ottimi vicini di casa, che è un bravissimo contadino, è poco più grande di me, conosce questa terra da quando è nato qui, e quindi io chiedo a lui tutto ciò che non so. Infatti l'altro giorno mi ha aiutato a potare gli alberi da frutto, perché sennò avrei fatto danni, finché non imparo, idem per le viti. Gli ho fatto vedere il semenzaio caldo, ieri sera mi ha chiamato. Non è che potresti ordinarmi tutto ciò che hai ordinato tu per fare il semenzaio caldo? Cavolo, dico, ma tu ce l'avevi il semenzaio? Sì, però il suo funziona solo col sole, ovviamente, una specie di serra.
è ancora molto molto freddo, la notte qui stanotte abbiamo avuto 3 gradi. Ha capito l'importanza, gli ho fatto vedere i primi fiori, i primi germogli dei pomodori a distanza di 7-8 giorni da quando li ho messi a dimora. Si è convinto e quindi mi ha chiesto di fargli l'ordine con gli stessi componenti che ho usato io. È stata una grande soddisfazione, visto che nel mio piccolo ho portato un po' di innovazione, passatemi il termine, in queste terre. In realtà non ho inventato nulla, io leggo, guardo video, ascolto i consigli che mi danno i colleghi e gli amici dei miei social. Cominciamo con i fiori. Ritaglio la parte dove c'è scritto il tipo di fiore, perché questo poi lo metterò dentro la vaschetta. Giustamente, se prima non innaffio. Allora, togliamo ciò che si può bagnare. Oggi si sta proprio bene, una temperatura veramente ideale per fare questi lavori. Allora, come vedete, non sto a risparmiare sull'acqua, cerco di metterla ovunque. A posto. Aspetto che scoli un po', anzi questi non mi servono, riprendiamo i fiori, sono distratto da un gatto che ha trovato probabilmente un piccolo topolino di campagna sotto il telo pacciamante dove abbiamo messo le erbe aromatiche l'anno scorso. Questi semi sono molto molto grandi rispetto a quelli degli altri fiori, quindi ne metto uno per vaschetta, possibilmente al centro. Questi sono Nasturzio rampicante in miscuglio. Per me è arabo, non è il mio mondo quello dei fiori, però mi rendo conto che servono e comunque sono anche belli da vedere. Dove è scappato un seme lo si toglie. Questo è brutto. Sono riuscito a fare 3 vaschette. Uno. Copro con un velo di terra, proprio basta veramente coprire solo il seme e non lo bagno più ovviamente. Mentre metto la terra cerco di setacciarla con le mani così che venga polvere. Fatto. Adesso tre vaschette, quindi ho 3 segnavaschette. Per innaffiare poi nel semenzaio userò uno spruzzino. Ma non vaporizzo, proprio ho il getto dell'acqua. Altri fiori, eccoli qua, Astro principessa in miscuglio, non so se lo vedete. Ecco, questi sono semi classici, quelli molto molto piccoli, e ovviamente non si può mettere un seme per vaschetta, sono piccolissimi. Cerco di farle andare 3-4 semi per ogni posto, ma è impossibile, quindi quello che si riesce a fare si fa, insomma.
quello che avanza non lo butto ovviamente, poi lo metterò in pieno a terra quando sarà il momento più avanti. Ecco, sono avanzati un sacco di semi. Faccio ricoprire. Da parte, metto nel semenzaio e ricominciamo con i pomodori. Qui sono aggiustata, andiamo avanti con i pomodori, che è la cosa che mi interessa di più. L'anno scorso abbiamo fatto la conserva, solo che praticamente siamo agli sgoccioli, siamo a febbraio e abbiamo terminato. Noi ne consumiamo parecchi, almeno 4-5 bottiglie a settimana, quindi quest'anno devo passare dalle 100-120 piante dell'anno scorso a 150, se bastano. Insomma, facciamo la coltivazione. Quindi ci devo dar sotto i pomodori. Una parte dei miei semi la darò al mio amico che l'anno scorso mi ha dato le piantine, che anche lui ha il semenzaio più esperto di me, lo fa da un po' di anni. E lui per riscaldarlo usa il letame maturo. Io quello non ce l'ho, come vi dicevo, quindi niente. Così divido il rischio, non dovessero venire a me, magari vengono a lui. E comunque comprerò parecchi Luana di orto mio. Ve ne avevo parlato l'anno scorso nel video sui pomodori, uno dei tanti video che avevo fatto. Luana mi hanno veramente soddisfatto, resistenti alle varie malattie, pochissimo marciume apicale, molto robusta come pianta e molto buon pomodoro, ci abbiamo fatto parecchia salsa con quelli. Quindi quando sarà il momento ordinerò un'ottantina di piante di quelle, il resto cercherò di usarle mie, anche per abbattere i costi, perché non sembra, ma un orto estivo fatto per 4 persone, si comprano tutte le piantine, senza contare il concime, come lo faccio da me, o la pollina autoprodotta, poi vi metto il link del video, e senza contare l'attrezzatura, se non bastano 200 euro. Quindi se posso risparmiare qualcosa, sono ben lieto. Tanto quei soldi comunque non vanno in tasca, ma vanno in altra attrezzatura. Andiamo avanti. C'è sempre bisogno di un sacco di roba. Poi le cose si rompono, vanno cambiate, sostituite. Una bella bagnata. Riprendiamo con i pomodori. Andiamo a vedere qua i pomodorini. Pomodorini 2018. A breve farò l'articolo sul blog unorsoincampagna.com sull'estrazione dei semi dai pomodori. Il video c'è già, manca l'articolo. Piano piano lo farò, così come manca l'articolo sulla pollina. C'è il video, ma non ho l'articolo. Piano piano.
magari non tutti amano guardare i video, qualcuno piace ancora leggere, anche se è un complemento importante perché si vede davvero come funziona ciò che viene scritto. Per quanto i miei video non sono tecnicamente i migliori del mondo, ma almeno ci si capisce. Adesso facciamo solo pomodorini. Ho aperto poc'anzi semenzaio, ci sono già le prime piantine. Bellissime, adesso ve le faccio vedere. Per quanto mi riguarda, la nascita della piantina è la parte migliore dopo la raccolta del frutto. Soprattutto dopo un inverno che, per quanto non sia stato freddo, comunque è sempre stato un inverno. Abbiamo il tesoro, lo copriamo, finito le vaschette di questo tipo qui, queste erano quelle che avevo salvato l'anno scorso, molte le ho buttate, moltissime, adesso userò i vasetti, non amo molto i vasetti perché poi bisogna diradare, non mi piace, comunque piuttosto che buttare via i semi farò così. Prima di mettere a dimora, ricordate che avevo detto, avevo fatto delle stecchette di legno recuperate. In chiusura di video vi faccio vedere il semenzaio, ho messo a dimora le piantine che ho fatto adesso, queste sono quelle nuove, ho fatto anche qualche vasetto. Lì ci sono quelle invece che hanno qualche giorno di vita, una settimana, e qui ci sono i primi pomodori, mentre laggiù ci sono i primi fiori. Quindi siamo al 9 di febbraio e abbiamo le prime piantine di pomodori. Ora li innaffio con uno spruzzino, ho spazio ancora per un vasetto, praticamente abbiamo finito lo spazio perché i fiori mi hanno portato via veramente molto molto posto, forse posso mettere ancora qualcosa di lato ma c'ho poca roba. È tutto per la semina primaverile, almeno per la prima parte, vi saluto, vi ringrazio, se vi è piaciuto il video e volete condividerlo ve ne sono grato, se avete consigli da darmi o se ne avete bisogno scrivete qui nelle note. Buona giornata a tutti!